Dunque, in maniera più che brillante la stagione da rookie nel campionato di eccellenza, la Marinanese si candida a essere una delle possibili outsider al tavolo dei grandi di questo campionato. Un ottimo test per le ambizioni della squadra di Simone Lilli era oggi rappresentato dalla sfida casalinga al Castrocaro, altra validissima pretendente al Gotha di questo torneo. Vediamo infatti al nono minuto proprio il Castrocaro a cercare la prima conclusione con Pezzi. La sua battuta è out, ma alla quattordicesimo, da una rimessa laterale vicinissima al gol, la Marinanese, colpo di testa di Fabbri e Ruffilli ad abbrancare il pallone. Ma è una Castrocaro che risponde colpo su colpo. Siamo al ventesimo minuto, va giù Stucchi in area di rigore, proteste le sue che però non vengono ascoltate. Tre minuti più tardi, un tiro cross, quello che vediamo spiovere dalle parti di Ruffilli con Santoni. Il pallone che termina però sul fondo del campo, non così il colpo di testa vincente di Donati sul cross di Fabbri. Avanti al 28esimo minuto di gioco, Marinanese 1, Castrocaro 0. Questo al 28esimo, ma al 35esimo ci prova anche Santoni, out la sua conclusione. Poi 43esimo minuto, punizione di Domini che sfiora la traversa. Sempre 1-0, dunque il punteggio, ci ritroviamo nel corso della ripresa, è l'ottavo minuto, viene espulso il giocatore del Castrocaro, Battistini, una gomitata galeotta a Donati, vista a palla lontana dal collaboratore di gara, e così diventa improbo il compito per il Castrocaro. La Marinanese prende coraggio sempre di più, testa out di Donati al 15esimo, poi è Domini a salvare la porta del Castrocaro sulla battuta di Dominici. Dalla parte opposta ci prova lo stesso Domini con la punizione respinta da Azzolini. Arriviamo così nei minuti di recupero con Salvatori che sbaglia la sua conclusione. L'ultima occasione per una Marinanese che però aveva già messo il risultato a sicuro con il gol vittoria, il gol che è valso alla squadra di San Giovanni Marignano il successo nel match contro il Castrocaro.